Anna Scani a sostegno di Alessia Tasso, candidata a sindaco, candidata se non si arrabbia. Cioè sindaca. Sindaco. Ho detto sindaco. No, sono a sostegno di un progetto autenticamente progressista per la città di Gubbio, l'unico che è in campo davvero, di una coalizione larga, che recupera il buon lavoro fatto in questi 10 anni per questa città e rilancia mettendo in campo idee per il futuro di Gubbio e mettendo in campo una figura che rappresenta perfettamente questo progetto, cioè rappresenta la freschezza, l'energia di una donna che si candida e rappresenta insieme anche la competenza di chi in questi anni si è fatto carico dell'amministrazione e della buona amministrazione. E il ruolo che in questo può avere il Partito Democratico è un ruolo importantissimo, intanto nel mostrare e dimostrare che questa è la coalizione progressista per la città di Gubbio e nel portare dentro questa coalizione anche la nostra esperienza di partito organizzato, radicato e capace di stare sui temi che interessano alle persone, cosa che la destra in questi anni ha dimostrato anche in 5 anni di governo della regione di non sapere e non voler fare. Alessia Tasso. Allora, intanto ringrazio tantissimo Anna Scani, che non è soltanto una rappresentante istituzionale di altissimo livello, ma è anche un'amica. È una nostra amica, ma è un'amica di Gubbio, è sempre stata presente in tutti i passaggi politici e istituzionali e soprattutto in questo ultimo periodo per la composizione della nostra coalizione e del nostro progetto politico. Come dico sempre, il Partito Democratico di Gubbio si trova ad un crocevia importante ed è fondamentale che faccia questo scatto da forza di opposizione a nuova forza di governo, più che nuova, rinnovata, sia nei contenuti che nelle persone, che nei rappresentanti che nei temi. Quindi a 15 giorni dalle elezioni amministrative auguro a tutti i candidati e le candidate un ottimo lavoro, perché siamo ovviamente l'unica alternativa per un governo progressista per la nostra città, ma non dobbiamo perdere nemmeno un centimetro. E quindi il lavoro da fare è costante ed importante, ma ci vedrà in prima linea.